Ciao tesori, buongiorno e benvenuto in un nuovo video. Allora, oggi sono finalmente qui per presentarvi la nostra nuova, tra virgolette, casetta, nel senso che l'abbiamo rimessa a posto. Non è la nostra casetta definitiva, mancano determinate cose, ma perché non le vogliamo noi. Ne abbiamo aggiunte altre che prima non volevamo, semplicemente perché si è allungato il tempo nel quale dobbiamo rimanere qui finché appunto non troviamo un'altra. Quindi alcune cose che prima lasciavamo stare, nell'ultimo periodo abbiamo detto vabbè, ma sistemiamole, tanto ci si allena per la prossima casa, perché sapete che non siamo bravissimi comunque a organizzare le cose e tutto, e abbiamo detto tanto vale vivercela al 100% questa casa finché non la lasciamo. Quindi intanto vi lascio al home tour e ci vediamo dopo. Entrando in casa, la prima cosa che si vede è, a parte la porta che si chiude, è questo qui. Quindi la nostra casetta, come sempre ormai la conoscete per chi mi segue già, si divide in zona giorno, quindi salone barra il mio studio e cucina, e zona notte con due bagni e due camere da letto. Dalla porta d'entrata si passa subito al salone e di cose nuove qui nell'ingresso, aspettate che accendo la luce, di cose nuove nell'ingresso c'è questo acchiappasogni, poi vabbè di là dopo ci andiamo, c'è questa è la zona notte quindi ci andiamo dopo, quest'altro acchiappasogni, questo qui, questo è un profumino un po' malandato ma funziona bene ed è molto profumoso quindi ce lo teniamo anche se con lo scotch, non vedevo perché buttarlo, e quindi c'è quest'altro acchiappasogni e questo e questo. Questo qui è un nuovo arrivato dalla Puglia, da quando stavamo a Castel di Lecce, mi è piaciuto subito e quindi l'ho voluto subito prendere. È in legno, è fatto in legno ed è bellissimo, legno e specchi, veramente bello. E per il resto qua è rimasto praticamente tutto uguale. Qui però, come se vi ricordate, qui c'era un altro acchiappasogni, ma adesso vi faccio vedere dove è andato a finire quello nero. Adesso c'è qui questo bianco con qui, vabbè, le cose per far uscire i piccoletti. La cucina è rimasta prettamente uguale, proprio a prima, è identica, stanno sempre quei quadri, l'orologio che non segna l'ora esatta perché non la segna proprio, per fermo perché non l'abbiamo mai aggiustato. Qua il piano è rimasto lo stesso, qua il piano è rimasto lo stesso, che è anche da pulire perché abbiamo mangiato prima, e qui la tenda che è messa storta, però vabbè. Ah vabbè, abbiamo aggiunto questi due gancetti giusto per metterci insomma questi qua per lavare meglio, però appunto non ci stiamo sforzando tanto. Ah, qui c'è sempre il tavolo, ma insomma questo lo conoscete ormai, lo conoscete fin troppo bene. Ho chiuso un attimo la porta per farvi vedere l'effetto e adesso vi faccio vedere qui Siash. Sto aprendo. Olè! La prima cosa che si vede ovviamente sono le tende, sono tende nuove, ma queste ve le avevo comunque già mostrate in un video, insomma nei vlog si notava, ma quello che non avete mai visto fino ad adesso è che qui è girato tutto, qui abbiamo spostato tutto, abbiamo cambiato tutti i quadri, ma adesso ve lo faccio vedere bene. Da questa parte appunto c'è questa piantina e il nostro, diciamo, anche se ancora in allestimento, è il nostro la nostra zona a parte wifi e la nostra zona si cesce che vorrebbe entrare. Qui c'è la nostra zona tv, anche se anche la tv è da cambiare. Qui ci sono un pochino di videocassette di Lara e questa qui per esempio è la manina di Lara, non so se la vedete, di quando aveva tipo 2 anni. E qui c'è un disegno di Lara che io amo, che adoro, prima avevo appeso al muro ma dopo vedrete perché anche la mia postazione è completamente che diversa. Qua sopra ho il signor Pelosone, il signor Pelosetto, il signor Pelosetto 2, la foto della mia piccolina quando è nata, qui stavamo ancora in ospedale, stupenda. E qui c'è il quadro di mio nonno, poi qua ci sono altre cose, questo è stato un regalo di mio papà, questa è una piccola parte tipo giapponese con i fiori di loto eccetera eccetera. E vi faccio vedere com'è cambiato il muro da questa parte. Il muro di qua è cambiato così, adesso ci sono questi quadri e sì, lì c'è, continua ad esserci il grandissimo vecchia roccia. Dove prima c'era la mia scrivania e tutto il resto, adesso c'è il nostro tavolo sul quale mangiamo eccetera eccetera, che devo anche smacchiare perché Lara ci ha fatto dei lavoretti sopra e ha macchiato, però vabbè. E è rimasto il mio wall con le lucine, ma va bene perché comunque insomma mi servirà comunque questo posto per fare alcuni video, quindi va benissimo così. E infatti qui c'è una softbox. Finalmente mi giro da questa parte, quindi di qua, finalmente vi faccio vedere dove è finita la mia postazione. Allora, a parte quella riga sul muro che dobbiamo togliere in assoluto, allora intanto iniziamo con questo è il nuovo muro.
Quindi di qua c'erano tutti i quadri di mio nonno che avete visto dall'altra parte. Adesso sono organizzati così e mi piace molto molto di più. Qui abbiamo fatto più o meno lo stesso gioco che abbiamo di là in camera d'letto, che dopo vi faccio vedere, che è sempre quadro quadro e acchiappa sogno. E allora andiamo piano pianino. Sì, purtroppo questa riga è bruttissima, ma la devo togliere e non riesco a smacchiarla con niente. Con questi tre quadernini prendo appunti e ho anche la calcolatrice perché mi serve per il mio lavoro. Come sapete io faccio più il mio lavoro e una parte del mio lavoro mi serve scrivere e insomma mi serve la calcolatrice, quindi ho questo spazzettino qua. Poi andando avanti ho, vabbè, il mio computer, cose insomma che mi servono per lavorare. Lì infatti ho Caio e la ring light e qui ho una parte insomma dei miei trucchi, qui c'è la GoPro, insomma qui dentro tengo per esempio tutti i miei piercing, insomma ci sono varie robe in realtà molto sfuse, c'è pure una lametta, cioè proprio tanto qui tocco solo io e qui ci sono alcuni dei miei orecchini, insomma adattatori, la blood sugar, questo è un regalo che mi ha fatto Ale, perché vabbè è una cosa nostra con Winnie the Pooh. E qui arriviamo alla parte pom pom pom, e questa è la parte, diciamo, la mia parte preferita di tutta la casa, adesso come adesso, perché la adoro, la amo alla follia, e è la mia nuova postazione make up. Come vedete ho fatto questo muro con gli acchiappasogni e che dire, e devo dire che lo adoro questo pezzettino, ma andiamo più nel dettaglio. Allora, questo qui è da ripulire ancora, questo qui è proprio da ripulire perché è il mio coso dei trucchi, infatti come vedete l'ho sistemato ben meglio, insomma l'ho sistemato meglio rispetto a prima, infatti ho messo anche una scatola per dividere, però essendo quello, essendo ciò che uso per tenere i trucchi, si è tutto sporcato perché è bianco, quindi se è sporcato lo devo cercare di smacchiare in qualche modo. E poi comunque qua sopra c'è la steam pod, la spazzola e un portapennelli, e lui che era la mascotte del canale e, che ho preso a Milano, l'ho preso quando mi sono tatuata questo leone ed è diventato la mascotte del canale, quindi ormai sta lì. E poi andiamo qui. Allora, a parte il fatto che qui ci sono i miei acchiappasogni, diciamo, quelli che preferisco, anche questo qui l'ho preso a Milano e l'ho adorato. Questi qua tutti, vabbè, hanno una storia. Questo qua l'ho preso a Lecce e sono particolarmente affezionata. Anche questo mi piace tantissimo. Ma soprattutto devo appendere esattamente qui e qui questi due, che sono forse gli acchiappasogni, due degli acchiappasogni più importanti che ho, perché questo me l'ha regalato la mia migliore amica Gisi, infatti ce l'ho sempre accanto a me, non lo mollo un attimo. E questo qui è il primo acchiappasogno che ho avuto nella mia vita in assoluto e che ce l'ho anche tatuato qui, quindi sì, insomma questi sono due acchiappasogni molto importanti per me, infatti l'ho appesi un attimo qui perché devo mettere due chiodini qui, ma adesso si è fatto tardi e sveglierei i vicini, quindi non lo faccio adesso. Qui ho messo un quadro di mio nonno, qua ho messo questa edera, e qui andiamo più nello specifico, anche qui si è un po' macchiato perché mi ci sono truccata negli scorsi giorni, quindi vabbè, è tutto da smacchiare, ho lavato tutto ma non si smacchia con le cose normali, quindi devo usare qualcos'altro. Comunque qui c'è la foto della mia Pippi, qui c'è questo che lo adoro, questo qui è un signor pelosetto bianco che appena ho visto l'ho amato alla follia. Io amo sti cosi, amo gli acchiappasogni e questi cosi li adoro, non quanto gli acchiappasogni ma li adoro. Tutta questa parte comunque è ancora in allestimento. Qui per esempio ho alcuni dei miei rossetti, alcuni della MAC, Kiko e qualcos'altro, Bionica mi pare, e questo è di Huda Beauty, un cofanetto di Huda Beauty. Qui ho qualche fotina con la mia bambina e anche di qua ho delle foto, ma mi servono per una cosa, poi vedrete. Qui ho due dei miei profumi preferiti, questo qua lo adoro, il mio profumo in assoluto preferito che si chiama Red, e questo qua invece è un profumo che ho preso da Hollister, Pure Cali, ma non lo trovo da nessuna parte ed è quasi finito e non lo producono più, quindi spero di ritrovarlo. Poi qua ci sono alcune delle mie collane preferite, questa me l'ha regalata il mio fidanzato, questa qua ha una storia quindi sono molto attaccata,
Questa qui anche ne sono molto affezionata. Parlando di cose importanti, qui ho la chiappa sogni, infatti, che ho comprato la prima volta che sono uscita con Ale e che ci siamo innamorati insieme. E proprio quel giorno ho trovato per la prima volta a Roma, perché non le avevo mai trovate a Roma, e ho trovato una chiappa sogni a Roma e me lo sono comprato, e appunto era anche il giorno nel quale ci siamo innamorati io e Ale, e l'ho comprato insieme a lui. E poi, come vedete, appunto ho messo queste cose pelosette che mi piacciono tanto. E qua dentro per adesso, allora, qua è ancora da sistemare, come vedete, proprio qua ci sono alcuni accessori, ma è da sistemare. E qua invece ho messo le mie palettine e una lima per unghie, che però ovviamente non mi è tanto utile perché ho rifatto le unghiette, quindi non mi serve più di tanto. E comunque ve la faccio vedere da lontano. Ok, facendovela vedere da lontano, questa è la mia nuova postazione e ne vado molto molto fiera, mi piace molto. Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti se siamo migliorati. Ciao! Inoltre, come sapete, noi abbiamo due balconi, qui ce n'è uno che affaccia sul verde, anche se sotto c'è la strada, e anche dall'altra parte c'è sempre del verde e c'è la strada. Possiamo dividere casa tra zona giorno, che è di qua, e zona notte. Di qua è la zona giorno con sala da pranzo, come dicevo, e di là la cucina, e di qua è la zona notte, invece, che si può dividere grazie a questa porta, quindi possiamo chiudere. Per questo io lavoro di là, perché mi è molto comodo. Qui c'è la camera di Lara, tutta la camera di Lara è nuova, ma vedrete l'home tour nel canale Il Mondo di Lara, che è il suo canale, quindi vi ci faccio sbirciare un po', che poi la vedrete appunto nel suo canale. E andiamo avanti. Qui c'è il bagnetto che tutti conoscete, che è il mini bagnetto con la doccia, che è stata anche la mia ispirazione per fare questo video, perché molto spesso mi hanno detto, quando ho fatto il 24 ore nella doccia, mi hanno detto: ma in che doccia, quale casa stai? È casa mia, ho due bagni, semplicemente questo non l'ho mai fatto vedere più di tanto, e adesso sì. Qui c'è una chiappa sogni, vabbè. Ah, a proposito, la cosa che è cambiata è che anche qui in questa zona ci sono un sacco di chiappa sogni in più. Tra la porta di Lara e il bagnetto abbiamo aggiunto questi due chiappa sogni, e dietro la porta che divide la sala giorno il giorno con la notte, c'è questo qui che mi ha regalato mia mamma, che è molto bello, lo trovo davvero bellissimo, e mi serviva qualcosa per qui. E qui ci abbiamo aggiunto quest'altra chiappa sogno con questo quadro di mio nonno, che trovo veramente meraviglioso. Anche qui abbiamo messo degli acchiappasogni. Qui non è cambiato nulla, qui è sempre il solito armadio pieno di cose molto molto utili, ecco, tipo queste niente di che, robe per pulire la casa. E qua sopra abbiamo iniziato a mettere cose tipo per l'albero di, cioè, tipo l'albero di Natale, roba d'aria. New entry, c'è anche questo signorino qui che è stupendo, che me l'ha regalato mio cugino, che è una chiappa sogni particolare, però molto 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 bello, mi piace davvero tantissimo, e con i delfini, lo trovo veramente stupendo. E qua c'è la camera da letto e qui il bagno. Andiamo prima in camera da letto. La camera da letto è un pochino come prima praticamente, e le uniche aggiunte nuove sono appunto questo qui, ma l'avete già visto che è il disegnino di Lara. Qui ci teniamo perennemente questo per far, insomma, far passare l'aria. Qui c'è il nostro adorato sacco da box proprio vicino alla porta. Qui c'è la postazione di Ale, insomma robine sue. Qui ci sono i miei quadri preferiti, stampe. Purtroppo qui le tende non sono tutte uguali, perché le abbiamo prese in momenti diversi, però vabbè, devo dire che comunque fanno il loro lavoro. Adesso sembra che si veda di tutto de fuori, però vi posso assicurare che il loro lavoro lo fanno. Comunque vabbè, qui c'è un upgrade che ci sono tutti i nostri regali, cose importanti, cose di lavoro, però tutti i ricordi comunque. Sì, le nostre carte sono rimaste qui, poi le devo spostare. Qua fuori, come sapete, abbiamo il balcone. Noi abbiamo due balconi, come vi stavo dicendo. Questo è il secondo balcone, è bello grande, però insomma è un balcone normalissimo. Qui ci sta, vabbè, il ferro da stiro, raga, perché la sede per il ferro da stiro è necessario. C'è la mia borsa nuova di Frida Kahlo, bellissima. E qui, vabbè, qui c'è il caro amico, che poi ve ne parlerò presto.
questa meraviglia c'è da sempre, mi piace tantissimo. Qui c'è il solito letto con il solito rompiscatole che vuole le coccole. Io parlo a voi e lui si ingelosisce. Di qua c'è il bagno, che è sempre lo stesso proprio. L'unica cosa diversa è che qui ho delle robe da lavare e la nostra nuova piantina. E basta. Abbiamo anche questo nuovo portasapone. Oddio, fare tutto con una mano è strano. Però questo nuovo portasapone così. Ma per il resto il bagno è uguale a prima. Questa è la vasca da bagno gigantosa, bidet, gabinetto, insomma i sanitari normali, raga. Ah, qui manca sempre perennemente la luce, ma perché comunque sapete, come vi stavo dicendo, non saremo per sempre in questa casa, quindi anzi dovremmo anche dare scena mossa. Quindi insomma non stiamo lì a mettere, togliere lampadine eccetera eccetera. Ed eccoci qui tesori, io spero tantissimo che vi sia piaciuto questo home tour. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace casa nostra, se l'avete migliorata, se vedete che siamo migliorati appunto per quanto riguarda il design. E ci sono un sacco di elementucci piccolini che abbiamo aggiunto nell'ultimo periodo. Per quanto riguarda la stanzetta di Lara, come vi ho accennato, trovate il link qua sotto per il mondo di Lara, dove troverete appunto il suo personalissimo room tour, mi sembra giusto, la sua cameretta ve la mostra lei. E per quanto riguarda tutto il resto, spero che comunque vi sia piaciuta. Più che altro io la trovo molto migliorata rispetto agli inizi, la trovo che comunque in questo tempo che siamo stati qui, che è comunque la nostra prima casa, e infatti io penso che piangerò a dirotto quando andremo via da qui, comunque essendo la prima casa ci è voluto un po' per capire anche il nostro stile, quello che ci piaceva, quello che non ci piaceva, il carattere, e mi mancherà tanto. Cioè io sto cercando quella nuova con i dolorini nel cuore, perché questa casa mi mancherà tanto. Però mi sembra davvero ieri che stavo nella cameretta dei miei, non mi sarei mai immaginata che sarei riuscita a trovarmi bene, sentirmi a casa, sentirmi felice e gestire una vita a casa mia. So che questo non c'entra molto con il video, però quando io vi faccio vedere la mia casa, vi apro letteralmente le porte della mia casa, anche con i vlog lo faccio, però il fatto di farvi vedere ogni piccolo particolare è un qualcosa che mi mette molto a nudo, e per me è stato un passo molto importante, come lo è per ovviamente tutti, una volta che si lascia il proprio nido per la prima volta, no? E il fatto che lo condivido con voi per me è un qualcosa di importante. Doveva essere un home tour normale come gli altri, ma mi conoscete, sono io. Sono sentimentale ed esagerata probabilmente, ma mi piace esserlo. E amo quello che stiamo costruendo. E ne fate parte anche voi, ecco perché vi ho mostrato tutto questo imperfetto. Perché fa parte del viaggio. E amo portarvi con me. Letteralmente lo amo. Ci vediamo domani. Love you.